Presidente, oggi abbiamo voluto riunire due eventi, uno diciamo di un po' più aristocratico, che normalmente si può che intorno alla rivista di diritto sportivo, il convegno annuale di presentazione del nuovo numero, ci sono i volumi esposti a strada che l'anno prossimo compirà 70 anni di vita, quindi è un po' un punto di riferimento del diritto sportivo, abbiamo anche un sito internet dove mettiamo tutte i commenti, le decisioni, tutto ciò che si può mettere con una certa tempestività, poi i numeri in realtà ci raccolgono invece gli approfondimenti sistematici molto più significativi. E un evento invece, questo davvero a modo del termine, molto popolare, perché è questo dell'associazione di Dio Conte. E abbiamo messo insieme perché ci sembrava corretto che ci fosse anche un dialogo tra il mondo della giustizia sportiva, degli estensori delle decisioni, del mondo accademico che si occupa di questi temi, e il mondo dell'avvocatura che sta sempre in prima linea anche su il contenzioso che riguarda le tematiche della giustizia sportiva. Quindi a questo utilizzo credo sia una scelta fortunata. La nostra rivista mi limito a dare soltanto l'indicazione dell'indice. Giulio Nessi, lo ricordate, il presidente Malarò, è stato il fondatore, e vi segnalo anche che proprio la rivista di diritto sportivo è stato lo strumento per dare l'infa ai Comi, perché proprio Giulio Nessi, lo ricorderete molto, era quello che doveva liquidare i Comi, per il commissario, nominato dal governo, l'avvocato stesso, e invece anche attraverso una certa elaborazione della rivista, Massimo Severo Giannini, francesi, giuristi anche di aree politico-culturali differenti, sono riusciti a dare delle motivazioni argomentative, che pubblicheremo l'anno prossimo, il saggio sugli ordinamenti di Massimo Severo Giannini, del numero 1 del 1949, sulla necessaria tenuta di un organismo autonomo con riferimento al comparto del governo dello sport. Mi limito qui semplicemente a dare la contezza dell'indice del nuovo numero, quindi qui trovate in modo diciamo sommario quelli che sono i contenuti del numero che è appena uscito. E entriamo invece nella tematica di questa tavola rotonda, qui dovrà essere particolarmente serrato proprio per dare anche contezza degli studi che poi probabilmente verranno ripresi dell'intero convegno. Il tema di fondo è quello sulle controversie in materia di ammissione ai campionati, riflessioni sul DL115, sulla riforma dello statuto del CONI, sui recenti orientamenti giurisprudenziali. Non posso che cominciare però con la notizia diciamo del giorno, la sentenza degli Stati Uniti della Corte di Cassazione, che ieri non la ritengo particolarmente innovativa, detto tra noi, perché ha riconosciuto la piena autonomia all'ordinamento sportivo. Se forse c'è una cosa innovativa, lo leggo dalla sentenza, né si può utilizzare il diritto di giustizia rilevante fine dell'articolo 6c, quale disposizione interposta alla norma costituzionale dell'articolo 24, adesso che il diritto di accesso al giudice non è ostacolato da ricorso a forme arbitrali, purché il rimedio di giustizia sia effettivo e non illusorio. Gli Stati del resto votano in certo margine di pensamento riguardo all'indicazione del diritto di accesso, purché non compromettano l'essenza stessa del diritto, proseguono lo scopo legittimo e siano ragionevolmente proporzionali a tale scopo. Conclude la Cassazione, si tratta di requisiti pienamente rispettati dalla legge italiana, così come interpretata dalla Corte Costituzionale 49/2011, che noi ricordiamo. Quindi questo mi pare davvero un punto molto significativo, veramente di giustizia sostanziale, perché sta dicendo che il meccanismo che ha anche di debole, come è stato ricordato dal Presidente Malò, però parlando di indipendenza, autonomia, equità, capacità di assumere dentro il caso singolo la decisione diciamo di migliore possibile. Io mi sono permesso di aprire il numero ultimo con un saggio su giustizia sportiva e crisi della fattispecie, a dire che la giustizia sportiva riesce anche a nominare più giustizie sportive.
riuscendo ad ancorare alle discipline, cosa che ovviamente non potrò fare né la giustizia amministrativa né tanto la giustizia ordinaria, proprio perché ho un ambito investito sulla specificità dello sport a seconda anche della discipline. Diamo allora qui la nostra tavola rotonda, davvero un giro di tavolo, iniziamo proprio con il collegio della Berta Geretti, probabilmente farà un cenno alla sentenza di ieri, ci parlerà anche del tema in termini, e qui abbiamo due avvocati istituzionali, oggi ci sono gli avvocati del parti dell'Inter della Juventus, la Sisi Belconi e la Federazione Gioco Calcio, alla Berta Geretti.